Mandi ragazzi, noi oggi siamo in Friuli. Il buon nostro amico Stefano Ferigo, in arte il biciclo friulano, ci scorterà per un itinerario che secondo noi è stupendo sulle Alpi Carniche. Si può dire così, Stefano? Prealpi Carniche. Sì. La giornata è stupenda, siamo appena partiti, sono le 9:30, c'è un meteo fantastico. Adesso facciamo un pezzo di trasferimento fino in zona Tolmezzo e poi da lì saliremo verso un posto che per noi emotivamente è importante. Dopo magari i bro vi spiega perché. Vai, si vola. Paletto. Che ciclabile incredibile. Dopo essere usciti dal centro di Gemona, ci dirigiamo secchi verso Tolmezzo. Il panorama qua intorno è chiuso dagli alberi della ciclabile, ma si filtrano delle montagne stupende. Veramente stupendi tutti questi borghetti in cui Stefano ci sta facendo passare. Wow. Salve. Notiamo un po' di bandiere del Friuli, magliette del Friuli. Ragazzi, siamo in Friuli. Come lo vedi anche, che ne so, sulle squadre di calcio. Ciao. Stefano ci sta dicendo che questa ciclabile, ok, completi pure sì, lei. Qua è per bambini sopra i 5 watt kilo, perché quando vedi ciclabile col cemento c'è qualcosa che non torna. È un roller coaster. Siamo a Tolmezzo, abbiamo fatto una veloce pausetta, Stefano si è mangiato una fettina di pizza, noi stiamo alleggerendo le scorte di cibo perché mi sa che siamo partiti un po' troppo carichi, abbiamo paninetti che saltano fuori ogni cerniera che apriamo. Vi ricordavate, qua c'è una deviazione, ah no, pausa pipì. Vi ricordavate il giro che abbiamo fatto in Emilia Romagna, velo schiaffo qua in cima, nel quale siamo andati a trovare parenti di nostro nonno, casa nativa di nostro nonno? Ecco, oggi facciamo la stessa cosa ma di nostra nonna. Andiamo a Buttea, qua a destra, che è dove lei è nata e cresciuta. Questo è l'obiettivo di oggi, passare per i posti che abbiamo sempre sentito nei racconti di nostra nonna. Stefano ci sta scortando per queste ciclabili, per queste strade. Ci stiamo letteralmente slogando il collo a forza di girarci intorno per vedere quanto è bello. La giornata certo aiuta un sacco perché c'è un cielo che è meraviglioso. Allora, il nostro navigatore umano ci ha detto che abbiamo ancora un pezzettino di falso piano e poi si inizia a salire. Siamo ufficialmente partiti in salita e non vediamo l'ora di vedere cosa ci aspetta là in cima. Veloce aggiornamento su quello che è il nostro giro in Friuli di oggi. Siamo a 53 km e abbiamo un 700 metri di dislivello. Oggi un giro da 130 con 2100 metri di dislivello. E io sto arrancando. Rispetto ai due baldi là davanti, si è capito qua che è lo scalatore, no? Allora io vado sul mio ritmo, mi aspetteranno. Comunque penso che quella di prima sia stata una delle ciclabili più wild che io abbia mai visto. Adesso noi stiamo salendo nelle zone di Lauco, Buttea. Guarda che mi aspettano, ma che bravi. Continuiamo a salire. C'è da dire una cosa, che in questo canale... dai. Questa è una buona notizia, anche stavo per dire che in questo canale o si fa pianura o si fanno puntare. Il fondo adesso è passato a un piacevole cementato, giusto per iniziare a rendere le cose un po' più gravel. E ora sterrato. Altra settimana che non vediamo. Volevamo anche farvi un attimo sapere che cos'è l'inchino al Friuli e che è soprattutto il biciclo friulano. Allora, il biciclo friulano nasce dal fatto che io già da qualche anno ho sempre raccontato un po' le mie avventure ciclistiche quando gareggiavo, principalmente su Instagram. Poi però ho deciso di dargli un taglio un po' più turistico. Avendo smesso con le gare, ho deciso di raccontare la nostra regione e quello che c'è nella nostra regione a 360 gradi. Quindi non solo bici, ma posti da visitare, cose da mangiare. Importantissime. Cercando di dargli un'impronta familiare, nel senso sì, giri e magari anche abbastanza lunghi, ma con delle tempistiche, visto che comunque lavoro, ho una famiglia e quindi i tempi sono quelli di una persona tra virgolette normale, quindi le partenze all'alba, i ritagli di tempo, diciamo cose abbastanza in cui tutti si possono ritrovare. E il bello che tutto questo discorso lui l'ha fatto parlando in maniera normale, io sto
spolmonando. Noi vi lasciamo in descrizione le sue pagine in Instagram. Noi siamo super contenti di avere una guida d'eccezione come lui oggi, perché ci sta facendo morire. Ci sta facendo fare una bella salita. Comunque d'inchino, poi ne riparliamo dopo con un po' di più di fiato. E un respiro alla volta, vi diciamo tutto. Ufficialmente gravel qua, ragazzi, e qui c'è pane per le nostre ruote. Che bomba! Ok, siamo passati dal grave alla MTB, che non tocco da, dico io, mesi. Forse questo è un po' esagerato per il grave. Noi abbiamo forse le ruote un po' troppo gonfie. Wow. C'è il bro che mi sta dicendo occhio sassi. Ma il bello che è tutto sasso, bro. Ok, questo era proprio in mezzo. Stavamo proprio parlando ieri che ci manca la mountain bike, fare qualche sentiero per riprendere un po' la tecnica. Non è commute se non cammini. Esatto. Stefano ci ha detto che non è commute se non cammini. Abbiamo un problema, che io ho già finito i rapporti, ma qua si impenna la salita, un altro dì di lavoro, madonna. Non so come ho fatto a stare in sella. No, vabbè. Qua i colleghi salgono e non posso essere da meno. Ok. Qui finché non si è in cima si fanno queste pontare qua. Per fortuna di cemento adesso, che in confronto a prima sembra l'autostrada. No, no, questa. Oh, cos'è questa? Ah, 28% qua, Finalmente un po' di portage. E niente, bro, fai in salita. Salve regina, ti ho vista prima, mi sei apparsa. Wow. Siamo tornati nell'asfalto dopo un settore piuttosto sconnesso. Guardate che roba. Abbiamo raggiunto la quota di giornata. Ora dovrebbe essere tutto un saliscendi in quota. Ragazzi, che spettacolo andare in bicicletta, che spettacolo scoprire questi posti. Parlavo col bro che per certi aspetti può somigliare alle nostre piccole Dolomiti sul Vicentino. Però era un giro comunque nervoso, a parte il trasferimento iniziale. Però l'abbiamo fatto in una decina di chilometri, 700 metri di dislivello, quindi è stato parecchio intenso. Questa gravellata qua è davvero particolare, perché è un po' come scoprire un po' le tue radici, nel senso che questi posti non li abbiamo mai visti di persona, avendo sempre ascoltato racconti della nonna. Ti sembra in un qualche modo di conoscerli, di esserci stato, e avvicinarci a questi posti e davvero un po' scoprire un altro lato di te. Cosa c'è di meglio se non la bicicletta per fare questo? Siamo arrivati a Buttea. Mandi! Allora, vevin la nonna di Butte, a sta in Veneto, come? Come si chiamava? Come sta la via? Abitava là. Vede quella casetta bianca con quel disegno? Questa di qua. Pausetta, Buttea, sole e la torta della Chiara. E anche oggi non manca. Biciclo friulano uguale sneakers. Sponsor. Ok, via, riprendiamo. Ciao ciao Buttea, ci vediamo presto.
Questo è il digestivo dopo neanche 300 metri di discesa. Dopo Buttea adesso stiamo pedalando verso Fusea, dove dovrebbe iniziare la discesa, ma guardate che cosa. Che robetta, che robetta. Stefano, ci stai facendo vivere un sogno di giro, raga. Oh, sono i posti che fanno il giro. Io mi sto divertendo un sacco con il biciclo friulano. Ce la facciamo. È troppo bello. E la discesa finita. Piazzato al mezzo, raga. Oh, ma cosa prenderò mai? Hanno un po' da ridire sui miei gusti del gelato i miei amici qua, però adesso vi sbalordirò. Mango e pesca. Ripartiti. Dai, non siete tanto diversi come posizione. La situazione è quella sempre quella di avere un altro figlio. Mandi. Ciao. Scaldare o il micro o nel pentolino. Cosa molto interessante che già il bro ha anticipato prima in salita, ma per ragioni un po' di concentrazione non ne abbiamo parlato e l'abbiamo portato ad adesso il discorso. Il biciclo friulano, oltre a tutte le sue attività su Instagram personali, è anche la mente dell'Inchino al Friuli, che ha già visto molto movimento e adesso si sta preparando per un 2022 bello gaiardo. Io adesso passo, lancio, tiro la GoPro a Stefano, che vi spiega un po' cos'è questo Inchino. Vai Stefano. Allora, Inchino al Friuli nasce nel 2020 con l'idea di creare un evento che unisca il gesto della bicicletta e la scoperta del territorio e di molte attività sul territorio, quindi agriturismo, cantine, locali, comunque attività legate in un certo senso al Friuli. Il percorso è rivolto principalmente a, per adesso, a degli ultra cyclist, quindi comunque persone che sono abituate a pedalare per un 600-800 km in quanti giorni desiderano, quindi non è una gara, non vogliamo mettere classifiche, ma è un evento che dà libertà nei tempi di percorrenza. E niente, speriamo in un 2022 roseo che ci lasci tranquilli, dove vi vogliamo vedere alla partenza con i ragazzacci qua, che nel frattempo la menano. La bici, diciamo, adatta potrebbe essere una gravel con ruote scorrevoli, perché il percorso è tutto principalmente su strade secondarie e ciclabili. Adesso il biciclo riprenderà con la sua costante martellata che ci sta letteralmente scortando oggi. Che gambetta. Dove andiamo l'anno prossimo? Dobbiamo chiudere gli occhi e girare. Sì, esatto. Da, dove andiamo? Caracas! Presa bassa, si va nettamente meglio. Occhio qua, Andrea! Che robettina! Grazie Stefano, vorrei che non finissero mai questi chilometri. Wow. Prego signori. Così abbiamo un po' ridotto Bob la giusta turba.
ok, dovremmo avere più o meno tappato un buco. Via 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 vediamo se la tecnica del nastro funziona. A me ha fatto finire tante gare. Questa simpatica salita fino al castello Savorniano. Savorniano. Noi siamo arrivati a malincuore in fondo a questo giro pazzesco. Stefano, che dire, abbiamo visto di tutto, dalle prealpi carniche ai laghi. Abbiamo fatto sentieri, strade bianche, cementi, asfalto. Downhill. Penso che non ci aspettavamo una cosa del genere. Guardavo il percorso che piano piano giungeva al termine e mi dispiaceva. Quindi. Comunque torneremo di sicuro qua con Stefano, ci farà vedere altri posti perché siamo sicuri che sia pieno qua ancora da scoprire. Salutiamo Stefano H di Cipro Friulano. Ci vediamo alla prossima nel canale col prossimo video. Ciao ragazzi. Grazie. Ciao. Ciao ciao. Lo finiamo qua il giro. Potenza. Finalmente. Cin al Friuli. Al Friuli. Ciao ciao.